Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Eccoci qui con una nuova guida al platino. Oggi giocheremo a Jigsaw Abundance, un titolo di Playstige Interactive Information and Trade Limited Liability Company. È un gioco che offre 21 trofei in tutto ed è venduto sullo store PlayStation a 4,99€. È un puzzle game molto semplice, anche molto rilassante. Lo scopo del gioco, appunto, è risolvere i puzzle, e per sbloccare il platino dovremo risolvere 20 puzzle, comporre 20 puzzle in totale a scelta tra tutte queste ambientazioni. Possiamo modificare l'ambientazione, cambiare anche il tipo di puzzle. Ogni ambientazione ha 5 puzzle a scelta, e in più possiamo anche cambiare la grandezza del puzzle con tessere 4x4, 5x5 e così via, anche se questo non influenza in alcun modo i trofei o il platino. Quindi per semplicità lascerò il puzzle un pochino più piccolo, 4x4, e poi possiamo anche modificare un po' lo sfondo, lascerò questo qui blu. Iniziamo pure con l'ambientazione cyberpunk, scelgo il primo, qui ce ne sono 5, e adesso make a puzzle per mischiare tutte quante le tessere e iniziare a comporre il puzzle. È molto semplice: con il pulsante X tenuto premuto trasciniamo il pezzo dove ci serve, ed è un classicissimo puzzle da risolvere. La musica è anche piuttosto rilassante, mi piace molto. Sì. Dovrei iniziare a mettere a posto tutti gli angolini. Ecco, ci siamo quasi. No, questo è giusto. Questi due vanno invertiti. Allora, abbiamo risolto il puzzle. Adesso il gioco ha cambiato il puzzle. Molte volte semplicemente fa vedere il puzzle completato. Ecco il primo trofeo. Cambiamo di nuovo la figura. Allora, questo è già giusto, un angolino. Questo va nell'angolino in basso a destra. Questa sembra la parte alta, questo va qui, ecco l'occhio, ci siamo. No, direi di no. Mi sa che quello andava lì. Questo dovrebbe andare qua in basso. Eccolo qua, completato. Abbiamo risolto due puzzle, adesso si dovrebbe sbloccare il trofeo. C'è fondamentalmente un trofeo per ogni puzzle. Questo è l'angolino in basso a sinistra, questo invece in basso a destra.
Diciamo che ogni tanto tra un gioco e l'altro mi piace variare anche con giochi magari un pochino più semplici, rilassanti. Questo cos'è? Un hacker? Viene da Matrix. Manca il naso. Ah no, eccolo qua, il naso. Questo andrà di qua. Eccolo qua, completato. Abbiamo trovato l'hacker. Risolti tre puzzle, vediamo il nuovo trofeo. Discipula. Avanti con il prossimo. Allora, andiamo a sistemare questa persona qua che sta guardando quel panorama lì. Questo è l'angolino in alto a sinistra, è già giusto. Questo in basso a destra. Questo potrebbe essere giusto. Questa è una parte alta. Oh, ecco l'angolino da mettere in basso a sinistra. Questo no, forse va sopra. Sì. Perfetto. Ecco l'angolino da mettere in alto a destra. Questo dovrebbe essere un centrale. Anche questo. Queste sono le gambe. Eccolo qua, risolto. Era abbastanza pasticciato. Idoneus. Andiamo avanti. Make a puzzle. Allora, questo è già l'angolino in basso. Poi questo è l'angolino da mettere in alto a sinistra, questo è già giusto. La strada va qui in basso. Questo no. Dobbiamo trovare una parte chiusa sotto. Questo. Ok. La strada, vediamo dove va. Forse qua. Sì. Questo palo forse va un po' più su. Forse no. No, questo è giusto. Questo, vediamo, dovrebbe andare qua. Questo qua. Risolto anche il quinto puzzle. Adesso abbiamo completato l'ambientazione cyberpunk. Proviamo a cambiare. Potete scegliere quello che volete, non c'è davvero differenza. Io andrei sull'inverno. Sentiamo un po' di freschino. Partiamo dal primo di questa nuova selezione. Vediamo se riesco a trovare tutti gli angolini. Ecco qua. Ecco l'angolino in basso a destra. Questo dovrebbe andare qua. Ecco l'angolino in basso a sinistra. Questo è la parte chiusa a sinistra. La casa forse va qua. Questo qua, risolto. Sì, anche in questo caso ha cambiato di brutto il puzzle sottostante, ma lo abbiamo risolto. Passiamo al secondo dell'ambientazione inverno. Make a puzzle. Sì, e poi la musica di questi giochi è anche abbastanza rilassante. Questo forse è l'angolino, eccolo qua. Questo dovrebbe andare un po' più in alto, questo centrale.
questo va sotto, giusto. No, questo cosa ci fai qua? Ah, ecco, l'angolino era finito lì in alto. Perfetto, qui va bene. Questo è l'angolino in alto a destra. Questo dovrebbe essere un centrale. L'albero dovrebbe andare qua. E questi due invertiti dovrebbero finire il puzzle. Perfetto. Magister, 7 puzzle completati. Passiamo al prossimo. Make a puzzle. Questo è l'angolino in basso a destra. No, ho sbagliato. Ah no, questo è l'angolino in basso a sinistra. Questo dovrebbe essere un pezzo di strada. Sotto abbiamo concluso. Vediamo qui in alto, no, va forse più in qua, sì. Ah no, ho sbagliato, questo va qua. Eccolo qua, questo è stato abbastanza facile. 8 puzzle risolti. Trofeo Peritissimus. Andiamo avanti. Ecco, questo sembra già un pochino più pasticciato. Ci sono dei bambini che giocano su una pista di ghiaccio, sembra. Sì, le parti più scure dovrebbero andare in alto, sembra. È un cielo stellato. No, ho sbagliato. L'albero forse va qua a sinistra. Sì. Completato. Trofeo virtuoso, nono puzzle archiviato. Facciamo il quinto e ultimo dell'ambientazione invernale. Anche qui c'è un alberello da sistemare. Questo è l'angolino che va in basso a destra. Questo invece va sulla sinistra. Ok, questa è una parte che va a sinistra. Questo è in alto a destra, perfetto. Questa è una parte bassa. Ok, l'albero forse va più in qua, sì. Questo qua. No, dobbiamo trovare l'angolino in alto a sinistra. No, questi sono invertiti. Ah, allora l'albero va di qua. Ecco il tetto. E ci siamo. 10 puzzle, siamo a metà strada. Trofeo Utilitas. Cambiamo ambientazione, direi vintage. Proviamo vintage. Make a puzzle. Allora, qui c'è una penna. C'è anche questo volto di donna. Sì.
Ecco l'angolino in alto a destra. Questo è un pezzo centrale. L'angolino che va in basso a sinistra. Questo va sotto anche. Ah, eccolo, l'angolino che va a comporre il viso della ragazza. Questo è l'angolino in basso a destra e abbiamo concluso. 11 puzzle risolti. Vindex. Andiamo avanti. Abbiamo questo bellissimo camioncino d'epoca da ricomporre. Adesso più o meno sto andando, diciamo, a sentimento. Ecco l'angolino da mettere in alto a sinistra. Ho sbagliato. Bisogna essere un pochino più precisi. Ok, questo invece va nell'angolo. Furgoncino è quasi completato. E ci siamo. Trofeo Fortis. Andiamo avanti. Qui c'è un grammofono. Il grammofono si vede abbastanza chiaramente, iniziamo da lì. Questo è l'angolino che va in basso, questo invece è un pezzettino angolare. Giusto lì. Ah, ecco l'angolino che va in basso a sinistra. Questa è l'altra parte del grammofono. Ah no, è giusto qua. Dovrebbe essere a posto. No, manca questo angolino qua. È invertito. Eccolo qua. Puzzle risolto, siamo a 13. Trofeo Fortem. Avanziamo. Make a puzzle. Questo è bello incasinato. Vediamo se riusciamo a trovare gli angoli così mettiamo un po' d'ordine qua in tutto il caos che c'è. Questo è un pezzettino che va di là. Questo è un centrale. Questo è l'angolino che va in basso a sinistra. Questo è l'angolino in alto a sinistra. Anche questo è un altro centrale. Questo va in alto. Questo è sbagliato. Ah, eccolo qua l'angolo. No, devo trovare l'angolo. Eccolo qua. La parte alta. Questo invece è sbagliato, va qua. Ok, puzzle risolto, siamo a 14. Classicus. E questo è l'ultimo della serie vintage. Mi sa che è il più difficile di tutti. Anche se comunque per i puzzle nulla è impossibile, basta soltanto applicarsi un pochino.
Vediamo se riusciamo a trovare un angolino. Questo va lì. Questo è l'angolino che va in alto a destra. Questo è sbagliato. Questo va sotto. Ecco l'angolo che va in basso a sinistra. Questo è un po' più centrale. Eccolo qua. Questo va in alto. Questo sì, dovrebbe essere giusto. No, è sbagliato. Ci serve il signore con la camicia blu. Ok. No, vanno invertiti questi due. Perfetto. 15 puzzle risolti. Trofeo Rego. Adesso cambiamo ambientazione. Direi di concludere con gli ultimi 5 in ambientazione steampunk, che a me piace molto. Eccoli qui gli ultimi 5. Andiamo sul puzzle da fare, ok. Vediamo di trovare gli angolini. Questo va in basso a destra, questo va in alto più o meno centrale, questo è un centrale, questo è l'angolino che va in alto a destra, questo è l'angolino in alto a sinistra, questo è un laterale, questo è un laterale, no, l'angolino in basso a sinistra. Ok, la parte sotto è completata. Ah, questo va in alto, perfetto. No, questo è giù. Ah, no, li ho invertiti. Perfetto. No, decisamente sbagliato. Ok. Ci siamo quasi. Dovrebbero essere solo questi due invertiti. Puzzle risolto, siamo a 16. Trofeo Regina. Andiamo avanti. Make a puzzle. Vediamo di trovare di nuovo gli angoli. Questo è l'angolino in basso a destra. Quello in alto a destra. Questo è un laterale. Questo dovrebbe essere al centro più. No, qua perché c'è. Ci sono gli altri pezzi gialli. Ok, eccolo qui l'angolino trovato. Eccolo qua. Puzzle risolto, siamo a 17. Trofeo Orbis. Andiamo avanti con gli ultimi tre. Qui per fortuna il disegno non è così, diciamo, incasinato. Questa è una parte laterale. No, l'angolino, eccolo qua. Fatto, è stato molto semplice. 18 puzzle archiviati. Trofeo Solid. Andiamo con gli ultimi due. Qui c'è un gattone con il cappello. Questa è la parte alta del cappello, va da quel lato lì, poi c'è l'ingranaggio, questo è l'angolino da mettere in basso a destra. Ok, questo
Eccolo qua, l'angolino che va in basso a sinistra. Questo è l'angolo in alto a sinistra. Eccolo qua. Il nostro gattone, puzzle numero 19 e trofeo Dux. Andiamo con l'ultimo, il ventesimo. Andiamo a completare anche questa serie. No, qua è giusto. Questo va sotto. Ecco l'angolino, questo è sbagliato, qua è l'angolino che va in alto a sinistra. No, l'ingranaggio andava bene lì. Ecco nuovo che l'ho invertito, questo invece va qua. Eccolo qui, completato, 20 puzzle risolti in stile steampunk, trofeo Abundos e anche il platino Cosmos. Io mi fermo qui ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e mi raccomando come sempre lasciate un like, un commento e condividete il video e ci vediamo con il prossimo sempre sul canale di Safutobu. Ciao a tutti!